Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Friday the 13th Store, canale di collezionismo dove troverete recensioni di action figure, proprio come questa che state guardando. Se siete collezionisti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i video futuri. Io sono Davide, con me il mio piccolo assistente, Jason. E oggi siamo qua a parlare di Bendy Fig, la serie di action figure targata The Nobel Collection. Abbiamo viste già diverse sul canale, vi lascio come sempre in fondo a questo video la playlist con tutte le recensioni che abbiamo fatto fino ad oggi. Il protagonista di oggi è Chucky in tutta la sua bellezza, finalmente riesco ad aprirlo, secondo me è davvero fantastico, però non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vederlo fuori dalla scatola. Eccoci con la nostra action fuori dalla scatola, guardiamo l'altezza prima di tutto e sono 14 centimetri. Allora, come tutte le altre Bendy Figs, praticamente non abbiamo snodi a vista perché è praticamente un corpo di gomma con uno scheletro di fil di ferro. Allora, partiamo con lo scaft, la testa è tutta di gomma, guardate, possiamo muoverlo, le braccia possiamo muovere appena appena, però essendo che sono molto corte Non riusciamo a modellarle, anche se le muoviamo. La cosa bella di questa action figure è che ha la salopette in tessuto ed è bellissima, come possiamo ben vedere, davvero fantastica, mentre tutto il resto è in gomma, maglietta, scarpa e capelli. Allora, cominciamo con gli accessori. Ovviamente abbiamo la basetta che è identica a tutte le altre. Questa è una delle cose belle di questa serie, perché tutte le basette sono uguali a seconda della serie che stiamo acquistando. Quindi in questo caso, che è un action figure horror, abbiamo la stessa basetta di tutte le altre. Sotto abbiamo i fori e andiamo a posizionarlo. E voilà. Poi, in questo caso, abbiamo ovviamente il coltello. Anche questo in gomma ed è l'unico accessorio che abbiamo. Ok, eccoci alle nostre valutazioni finali di questo Chucky, che non è specificato da quale film provenga, ma è palese che sia del quarto film, ovvero La sposa di Chucky. Davvero fantastica questa Bendy Fig, forse la più bella di quelle che abbiamo recensito. Soprattutto la salopette in tessuto mi ha conquistato. Proprio bella, bella, bella. Non vedo l'ora di affiancarla a tutte quelle che già abbiamo. Jason, a te è piaciuta? Sì. Bella, eh? Bellissima. Acquisto consigliatissimo, quindi dategli un'occasione. E fateci sapere nei commenti quello che pensate di questa serie e di queste action figure. Come sempre vi diamo l'appuntamento al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.